ci ricomponiamo. Ciao. Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Fa caldo oggi, ragazzi, fa veramente caldo. Ma veramente, veramente caldo. Difatti, come vedete, sono sbragata. Seppure scucito qua, devo aggiustare sto vestito barra pigiama barra camicia da notte. Double fash, diciamo così. Comunque, buongiorno, siamo qua con un nuovo video spesa, è mercoledì. Questa volta c'era un altro ragazzo, un Don Giovanni, alto 1,90 m, non per la nostra portata, ragazzi, perché era troppo giovane. Non sarebbe andato bene neanche per il Toy Boy, no, lasciate perdere, troppo giovane. Comunque si chiama Francesco, lo saluto, e come sempre c'era Stefano, che saluto pure lui, quello dell'età dei datteri, sapete, alla mia età. Però se li porta bene. Perché va in bicicletta, si fa le montagne, i monti, si fa 100 km al fine settimana. No, non lo invidio. Comunque, grazie a tutti e due. Questo è il mio scontrino chilometrico. Stavolta ho esagerato. Solitamente faccio 70 euro di spesa. Stavolta mi sono lasciata prendere un po' la mano. Diciamo così. E ho speso la bellezza di quasi 120 euro. Vabbè, tanto non se lo guarda nessuno lo scontrino, ve lo faccio vedere così comunque. Eccolo qua. Cominciamo subito con l'apo sotto che mi sta leccando le gambe. Non so perché, ma vi giuro mi sta leccando le gambe. L'apo, vieni qua a salutare, su. Saluta. Madonna che ti gugu. Guarda, matto. Mangia l'osso, va. Cominciamo. Allora. C'erano le nuove offerte. Ho preso due confezioni di queste di Rio Mare, che sapete che io prendo o quello della Coop, che è buono come Rio Mare, però c'era in super offerta questo Rio Mare sulle 6 euro, mi sembra, di 8 scatolette. Comunque un buonissimo prezzo, che credo che mi farò rifornimento e scorta prima che finisca l'offerta. Ne ho prese due confezioni di 8 scatolette cada una, e mettiamo qua. Poi ho preso no, tranquilli, non vi fate venire una sincope, perché so quelli di là che adesso avranno visto due pacchi di pasta integrale e si staranno sentendo male. Diranno: oh mio Dio, senza anima ha preso la pasta integrale. Ebbene sì, ho preso la pasta integrale, perché vi dico la verità, queste sono le penne rigate. Vi dico la verità, ultimamente sto mangiando quasi sempre pasta integrale, perché devo dire che mi piace molto di più dell'altra, non so perché, però mi sta piacendo molto di più, perciò sto comprando sempre pasta integrale. Solamente per quello, tranquilli. Poi ho comprato, dovrebbe essercene un altro di questo, comunque ho preso dei funghi trifolati. Poi ho preso un pezzo di pancetta stufata da tenere in frigo, perché questo o ci faccio tipo la pasta, o ci faccio i crauti, o faccio la verdura, o faccio tante cose con questa. Poi coccolino, ecco, mi sono lasciata prendere la mano con i detersivi. Devo dire la verità, voi lo sapete che io ho la fobia di fobia, la mania più che fobia di detersivi, che io, anche se ne ho di là, penso per altri 4 anni non dovrei nemmeno comprarne, però quando vedo le offerte di detersivi non riesco a resistere. Perciò ho preso un coccolino. Questo è aria di primavera, anche se è estate, vorrei fosse autunno perché fa caldo, però aria di primavera. E fuori, one. Andiamo con la seconda. Allora, ho preso una maionese Biffi. L'altra volta me l'hanno portata, non l'ho mai assaggiata. Questa qua è la Biffi, maionese biologica. E vi devo dire la verità che è molto buona. È molto buona. E ancora in offerta ne ho preso uno, perché ho intenzione di fare insalata di riso. Poi ho preso il salmone. Sapete che vado matta per il salmone, perciò ho preso un salmone. Aia!
C'è un brufolo che mi fa male. Poi ho preso questi. Solitamente li ordino su Amazon, però ho visto che erano in offerta in Coop, in cooperativa, perciò li ho presi lì tipo 1 euro e non mi ricordo, comunque sono i sacchettini per i bisognini di cani, che bisogna sempre raccoglierla quando la fanno, che tante volte io vado al parco di sera e torno a casa e devo mettere le scarpe in ammollo per lavarle perché mi si attacca sempre la merda sotto i piedi. Di chi va, porta i cani, gliela fanno fare e non la raccolgono. Va sempre raccolta, non si fa fatica, eh. Si raccoglie, sono i bidoni, si butta via. Perciò ho preso questa. Poi ho preso un blank. Anche qua voi riderete, di che cazzo ne fa senza anima del dentifricio con i denti, che l'ho preso per mio figlio. Anche questo era in offerta. Ne ho già uno di là che è quasi finito, però ho visto che era in offerta, ne ho preso un altro per mio figlio blank. Ok, poi ho preso uno di questi, mi sa che è più piccolino però. Ah no, forse questo no, perché vedete, solitamente prendo questo che è il Dietetic Pura Dolcezza, che questo è quello che basta 2 gocce, è quasi finito. Anche qua non vi fate venire una sincope. Qua c'ho il reparto dove quando beviamo il caffè c'ho lo zucchero di ecco. Il mio è questo, zucchero normale. Ecco. E questo è sempre per mio figlio, che l'ha finito, mi ha chiesto se glielo compravo, mi hanno dato questo che non è quello lì, ma è uguale, è sempre il solito, 1000 gocce per il caffè. Dietetic. Ecco. A posto. Poi Wüstel. Qua ne ho uno, comunque dovrebbero essercene altri due. Se li trovo ve li faccio vedere. Wüstel Woody, che devo fare anche con questi, l'insalata di riso. Poi ho preso due di questi, che sono brimi, sono mozzarella a cubetti, che è comodo da tenerla lì in frigo. Tipo se fai una torta salata, o anche mettergliela dentro un'insalata di riso, penso che sia buona. O se prendi la pizza, vabbè, era in offerta pure quella, l'ho presa. Poi pane, qua ce n'è uno, ma dovrebbe essercene dell'altro. Ne ho preso poco perché ne ho ancora dell'altro, però vabbè, pane. Poi ho preso 1 chilo di zucchero. Poi qua c'è il formaggio. Ho preso del formaggio in offerta che non avevo mai preso, che è Brenta Pinzolo. Poi ho preso del prosciutto cotto e del salame qua dentro. Qua invece ho preso la carne, ho preso il fegato di vitello e le bistecche di pollo qua dentro. Perciò fegato di vitello, 6 fettine di fegato di vitello, pagate 8,91 euro e 6 bistecche di fettine di pollo pagate 5,80 euro. A chi interessa il fegato di vitello è a 18,80 euro al chilo e il pollo a 10,90 euro al chilo, se vi interessa. E una seconda l'abbiamo fatta. Aspettate che mi... No, prima facciamo questa, dopo l'altra. E oggi c'è tanta roba. Poi ho preso questo che era in offerta, non l'ho mai preso. Me l'avete consigliato voi di prendere il Sant'Anna o questo, il bel tè. Il Sant'Anna non era in offerta, era in offerta questo a 70-80 centesimi, non mi ricordo. Ho provato a prenderlo, non l'ho mai preso. Avete detto che è buono come l'estate, non credo. Comunque, estate, bel tè è uguale, cambia una lettera. Vabbè, lo stesso. Poi ho preso 1 litro di latte parzialmente scremato. Poi una e due, boh, bottiglie di Coca-Cola zero per chi fa la dieta e come sempre non sono io, non mi prendete d'esempio, non sono un esempio, tanto per la cronaca. Poi ho preso, come vi dicevo, che mi sono lasciata prendere dei detersivi, come non ne avessi di là. Ne avrò credo 8, 9, 10 bottiglioni di sti qua. Biopresto, Dixanda, signori, vabbè. Comunque, visto che erano in offerta,
non si poteva non prendere. Perciò tre bottiglioni di questi, 120 lavaggi, omino bianco. Io l'ho già provato l'omino bianco, devo dire che è buono. Io prendo sempre il Dash o Dixan, quelli lì. Però anche omino bianco, anche il, no, il sole sinceramente mi piace molto meno. Il sole non mi piace tanto. Però l'omino bianco l'ho già provato e al muschio bianco è buono. Perciò ho preso pure qui. Era in offerta di 3 sui 7 euro, credo, di 3 bottiglioni qua. Poi andiamo con un'altra borsa. Allora, qua c'è la pasta sfoglia. Qua ce n'è una che era in offerta anche questa, Stouffer. È tutta molliccia, ma che roba. Bigotte, ma che roba. Come quello di vostro marito, questo uguale. Tutto molliccio, dovrebbe essere duro, ma pof, guarda che, ma che roba. Pof. È perché è il burro, no? Perciò quel caldo si scioglie. Ah, qua c'è l'altro pane. Ecco qua. Con questo fanno 4 arabi. No, 4 arabi, 4 pezzi di pane arabo. Ok, che metterò in freezer. Poi c'è un melone, che questo era l'altra volta era quello retato in offerta. Questa volta era quello liscio. Questo qua penso di non averlo mai mangiato liscio. Gli altri meloni l'ho sempre trovati buoni, eh. Questo qua è melone liscio a 1,58 euro, era in offerta. Vedete che è liscio come la testa di Mengacci o di Zerbi. Ecco, è proprio liscio. Ecco. Vediamo com'è. Poi ho preso carta igienica Regina. Voi sapete la mia promozione sulla carta igienica. Deve essere dura. Questa è dura, perciò ce n'è dentro tanta. Non prendete quella molliccia che ce n'è dentro poca. La carta Regina costa di più, ma con 4 rotoli cagate per un mese. Per non essere volgare, perché poi mi dico che sono volgare. Poi ho preso anche questo in offerta, sempre Regina, che è gli asciugoni Regina. Non so più dove mettere la roba. E c'è ancora roba. Ce n'è ancora. Allora, qua ho preso un'altra bottiglia di bel tè al limone. Poi ho preso una, due, che erano in super offerta. Non le prendevo da una vita. Due di questi che sono i pangoccioli mulino bianco. Dove metto? Vabbè, mettiamo qua. Poi ho preso uno di crauti zuccato. C'ho ancora gli altri da fare. Non so perché l'ho presi. Comunque l'ho presi. Vabbè. Poi ho preso due di questi, che è con di riso insalate di pasta. Ah, ma questo è il condimento per insalate di pasta. Perché non di riso? Io avevo chiesto il con di riso, non il con di pasta. Vabbè, ma credo che con di riso, con di pasta, sempre uguale. Questo c'è scritto con di pasta, ma a me la pasta fredda non piace. Vabbè, io lo metto dentro nel riso, ma chi se ne frega. Qua c'è scritto con di pasta. Vabbè, con di pasta, con di riso, sempre con di è. Ah, l'altra di funghi. Poi ho preso uno di questi, che è la Philadelphia, piccole. Due di queste non erano in offerta, ma mi devono arrivare da Amazon, che le ho ordinate ieri, mi devono arrivare domani. Quelle, sapete, quelle over 11 con la scatoletta azzurra che prendo. Che fresche! Ah, voi non potete capire, cioè, sono freschissime, sembrano da frigo. E beh, avevano la spesa nei, perché portano la spesa con quei furgoni là, frigoriferi, no? Perciò la roba è tutta fresca. Perciò se posso assaggiare in diretta il tè. Non ho un bicchiere, ma chi se ne frega, tanto bevo io. È bello fresco. Però, a chi mi ha detto che assomiglia l'esta tè, gli sputterai in un occhio, perché proprio non ci va neanche vicino, ma proprio minimamente vicino non ci va l'estate. Zero. Zero.
Andiamo con un'altra borsa, penso sia l'ultima. Mamma mia roba! Oddio, cosa c'è dentro qua? Allora, la mia solita bottiglia da 2 litri di acqua. È vero, più di uno di voi mi ha chiesto, ma perché tutte le settimane prendi un litro, una bottiglia di acqua, non puoi prenderne una confezione da 6 che fai prima? Allora, vi dico la verità. Io ho molto, ma molto rispetto per le persone che lavorano, perché io dico, ok, io guadagno a fare video su YouTube, però io non lo chiamo lavoro, perché ripeto, per me il lavoro è chi si alza e si rompe il culo tutto il giorno, nel senso se lo rompe lavorando, nel senso, dai, avete capito, chi fatica lavorando, ecco. Io mi diverto, ci guadagno, per carità, bacia manina, sono contenta, però... Ecco, ho molto rispetto per chi lavora. Io abito al secondo piano, ragazzi, molte scale da fare per venire su. E già Stefano, poverino, c'ha l'età di Datri, c'ha 51 anni. Lo vogliamo far andare in ortopedia o col mal di schiena o mal... È l'ortopedico per il mal di schiena, credo di sì. No, a parte gli scherzi, ma sono seri. Abitando al secondo piano, molte scale da fare. A me dispiace molto, cioè... Una bottiglia di 2 litri su 2 kg, no? Credo, o di più. 2 litri saranno 2 kg, sì. Perciò 2, 4, 6, 8, 12 kg. Portare su una confezione di 12 kg al secondo piano con le scale, con 35 gradi fuori, anche no, capito? A me dispiace veramente. Io quando li vedo arrivare, quando vedo arrivare lui che viene su carico come un mulo di borse, a me fa, mi dispiace, perché cioè le scale sono tante, fa caldo, perciò ne compro una bottiglia, che così so che porta su una bottiglia e basta, anche dell'acqua da 1,5 litri, potrei prenderne 2-3 confezioni, di ok, sono a posto per 3 settimane, però ne prendo una confezione sempre per questo motivo qua, perché mi dispiace che devono salire e scendere le scale per portarmi sull'acqua che pesa, perciò ne prendo una confezione e basta, solamente per quello, Poi un'altra stufa pasta sfoglia, questa è un po' più dura, vedete? Vedete che non è come la, cioè vedete questa? Cioè, vedete? Questa è dura, questa è moscia. Ma, vabbè. Ah, gli altri due Woody, che ne ho presi 3 in tutto, un'altra di stufa, questa no, questa forse, beh insomma è moscia anche questa. Su 3, uno duro solo. Poi confezione da 6 uova levate in aria, no, allevate a terra, mi sbaglio sempre. Poi una confezione di cipolle e ultima, ma non ultimo, una confezione, un sacchetto di patate. Penso che basta, spero di non aver dimenticato, perché avevo borse ovunque. No, penso che ho fatto vedere tutto. Questa è tutta la mia spesa settimanale. E niente, che vi dire io, che era nascosto pure il microfono, spero che abbiate sentito, vabbè, spero. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, vi mando un bacio e basta, ciao, non vi devo dire altro.